Benvenuti alla presentazione SEMA Lavorare con le nuvole di punti 3D. Sono Michele Segnana, in sede presso l'ufficio di Trento. Ho il piacere di presentarvi come lavorare con SEMA con le nuvole di punti 3D ottenute con un laser scanner. Brevemente alcune informazioni relative all'importazione in SEMA. Cliccando l'iconcina col simbolo della nuvoletta si apre la finestra di importazione, altrimenti possiamo anche trascinare i file direttamente nella schermata di SEMA e vediamo le diverse tipologie di file che permette di aprire SEMA. SEMA ha comunque bisogno di convertire i file originali in un file nuvole di punti SEMA, che ci permetterà poi in seguito anche di valutare il tipo di densità di punti, la visibilità, se ha colori in bianco e nero, eccetera. Scelgo di importare il file E57, si apre la finestra di importazione dove vediamo la posizione del file originario, la posizione del file temporaneo e di quello definitivo SPW. Per l'importazione SEMA ci offre due opzioni, quella di usare tutte le risorse del computer oppure solo una parte per consentirci anche di continuare a fare altre operazioni nel frattempo. Chiaramente la prima opzione è anche la più veloce. Ora inizia la fase di preparazione che può durare da pochi secondi anche a molti minuti, dipende da quanto è grosso il file che stiamo importando. Qui adesso lo accelero un pochino per non perdere troppo tempo. Ok, operazione terminata, ora SEMA importa la nuvola di punti SEMA. Lavorando con le nuvole di punti, nella schermata di SEMA in basso a destra compare un piccolo diagramma a torta che ci mostra delle informazioni relative alla nuvola di punti, densità dei punti, quantità, uso della memoria grafica utilizzata in questo momento. Informazioni relative alla nuvola di punti le possiamo anche vedere cliccando e modificando la nuvola di punti. Qui abbiamo tutta una serie di informazioni. Bene, facciamo una vista 3D, così vediamo la nuvola di punti importata e il grado di dettaglio del rilievo che è stato fatto. Dove vediamo queste zone circolari, qui praticamente dove è stato piazzato il treppiede con il laser scanner 3D, rimane un cono d'ombra sotto lo strumento. Sono state fatte tre stazioni, come vediamo da qui, per completare tutto questo rilievo. Nella vista dall'alto con SEMA abbiamo la possibilità di stabilire la profondità di vista dall'alto che vogliamo prendere in considerazione, quindi possiamo inserire un livello di altezza e lo spessore di profondità che vogliamo vedere da questo livello di altezza. Otteniamo una sorta di autosezione orizzontale che ci permette di filtrare la vista. È molto importante all'inizio valutare bene anche il livello di altezza al quale si è posizionato l'oggetto 3D importato, al fine di adattarlo eventualmente o spostarlo in altezza o eventualmente cambiare la quota dei nostri piani. Questo possiamo farlo agevolmente attraverso una sezione verticale. Abbiamo la possibilità di inserire delle quote per verificare le misure. Possiamo mettere delle misure di altezza che in questo caso ci permettono anche di valutare se vi siano dei dislivelli nel vecchio pavimento che è stato rilevato. Rispetto allo zero del nostro progetto, vediamo qui a sinistra abbiamo circa 7 cm, a destra del locale circa 4, quindi con un dislivello indicativo di 3 cm. A questo punto possiamo valutare se vogliamo spostare, quindi in altezza, tutto il blocco di punti importato, o eventualmente potremo anche valutare di cambiare la quota del nostro piano. Adesso lascio così. Nel caso in cui il laser scanner abbia rilevato anche l'altezza sul livello del mare, ci conviene sicuramente abbassare la nuvola di punti importata e avvicinarla allo zero di SEMA. Invece qui nella gestione dei piani abbiamo la possibilità di impostare l'altezza sul livello del mare, così che se inseriamo anche un terreno possiamo ottenere anche un piano quotato con i picchetti a livello di altezza. Abbiamo inoltre la possibilità di spostare direttamente la quota del piano, sempre in una sezione verticale, o eventualmente anche creare direttamente un nuovo piano a un determinato livello di altezza, selezionabile nella nuvola di punti, e badiamo che i punti hanno differenze millimetriche tra di loro. Quindi possiamo fare una scelta proprio mirata, estremamente precisa. Per iniziare a definire la forma del tetto che vogliamo ricostruire, utilizziamo le linee 3D.
Zoomiamo un pochino in modo tale da vedere il riferimento dell'intradosso dei travetti esistenti. E qui prendo e seleziono il primo punto. Secondo punto verso il colmo, qui però ho un po' un dubbio sulla selezione perché la profondità di vista della sezione verticale mostra anche un po' oltre forse. Provo a diminuire un pochino lo spessore della sezione, ok? Così l'immagine è più pulita e possiamo tracciare la linea con più certezza. Ora torno a cercare il secondo punto in basso. Ok, qui il programma ci chiede una distanza per il posizionamento della linea. Possiamo vedere rispetto alla listellatura portategola una distanza di circa 12 centimetri. Sì, fissiamo 12 centimetri. Ripetiamo la stessa operazione per la falda destra, punto di inizio. Punto di fine. Distanza 12 centimetri. Ok, adesso tracciamo delle linee 3D anche per stabilire la posizione del filo interno dei muri perimetrali, angolo 90 gradi, lunga indicativamente fin qui. In seguito le linee le possiamo tagliare e raccordare fra di loro. Adesso segno anche lo spigolo interno del muro a sinistra. Qui vediamo anche indicativamente, già che c'è una traccia di rilievo dello spessore del muro, quanto può essere lo spessore del muro, 40, 44, 45 centimetri, ci può servire dopo per inserire anche la parete perimetrale. Seleziono tutti gli oggetti uguali e tengo accesi solo questi. E adesso con il comando la forbicina per tagliare, li tagliamo uno con l'altro. Premendo il pulsante invio, quando selezioniamo gli oggetti, viene ripreso automaticamente l'ultimo comando, così velocemente riesco a cimare e raccordare tra loro tutte le linee. In 3D vediamo il risultato del profilo del telaio che stiamo abbozzando. Torniamo nella vista dall'alto, riaccendiamo tutto quanto avevo spento prima, seleziono il piano di sezione e lo copio verso l'estremità sinistra dell'edificio. Guardiamo la nuova sezione e ripetiamo i passaggi visti prima, quindi l'inserimento delle linee Trackad per definire anche qui il profilo del tetto e il limite delle pareti. Sempre con la distanza di 12 cm per fissare l'estradosso dei puntoni. Filo interno dei muri. Ok, e raccordo delle linee come prima. Torniamo nella vista 3D e qui ora abbiamo dei punti ben definiti per poter tracciare la superficie del tetto. Quindi direttamente lavorando in tridimensione con il menu a sonometria possiamo creare una superficie di tetto libera. SEMA ci permette di creare delle superfici passando direttamente per tre punti, quindi una falda planare, o anche facoltativamente creare delle superfici di tetto sgambe se obblighiamo il passaggio per quattro punti non complanari. Questo è il nostro caso. Quarto punto. Esce un messaggio che ci informa che alcune funzioni automatiche non sono possibili, però il programma ci genera la falda svergola o sgamba, come la vogliamo chiamare, e dopo potremo comunque inserirci i legnami. Facciamo e ripetiamo la stessa operazione per l'altra falda. Primo punto. Secondo,
spostare un po' per il terzo punto, terzo, quarto, e chiudiamo sul punto dove siamo partiti. Messaggio come prima, confermiamo con OK. Posso spegnere la copertura del tetto, così vediamo la geometria, la forma del tetto trasparente. E qui, in sovrapposizione con la nuvola di punti, possiamo verificare che combaciano abbastanza la nuova membrana del tetto con quello che era il rilievo dell'esistente. Torniamo nella vista dall'alto, passiamo nel menu disposizione puntoni per cominciare ad inserire i travetti nella falda di tetto creata. Posizionare puntone. Stabilisco di inserire dei travetti con larghezza 12, altezza 14 cm. Ok. Ora dobbiamo scegliere il punto di riferimento. Zoomiamo un pochino sulla nuvola di punti. Si riesce abbastanza precisamente a scegliere il punto, vedendo in trasparenza la nuvola di punti sotto. Distanza, sempre allineamento a sinistra, eventualmente i legni possono anche essere spostati, come sto facendo adesso, oppure in alternativa potrei anche scegliere uno spigolino di riferimento a sinistra, quindi col posizionamento a destra del travetto. Volendo inserire i travetti nell'identica posizione del rilievo eseguito, li devo chiaramente inserire uno per uno, altrimenti SEMA ci potrebbe offrire una suddivisione omogenea dal primo all'ultimo, quindi l'inserimento sarebbe anche più veloce. Qui notiamo che le superfici di tetto che avevo creato prima non coprono completamente l'orditura vecchia esistente. Questo perché avevo creato le superfici sulle linee 3D create nella sezione verticale, che non era all'estremità della nostra costruzione. Per cui adesso non faccio altro che selezionare le linee di bordo, di timpano del tetto, e le sposto al limite a sinistra. Così possiamo inserire gli ultimi due travetti, avendo ampliata la superficie del tetto. Ecco, inseriamo l'ultimo travetto. Ora posso selezionare la dima di questa falda del tetto e velocemente la specchiamo sulla falda di fronte, così si replicano i travetti. Ecco, i travetti nelle due falde sono a posto. Adesso dobbiamo procedere poi con l'inserimento delle travi del solaio, banchinaggi del tetto. In sezione verticale possiamo determinare alcune quote. Vediamo quella che era la quota 0 del nostro disegno e andiamo a vedere più o meno quelle che sono le quote del solaio e del soppalco, o comunque dove ci sono i tiranti del tetto. Con la possibilità che abbiamo visto prima di modificare la quota del piano o creare direttamente un nuovo piano, sistemiamo. Qui cambio la quota del nostro piano travi. Può andare bene 3 metri di altezza. Mi sembra che 3 metri ci siamo. Ok, creiamo un nuovo piano, lo chiamo soppalco, appartiene sempre al gruppo del piano sottotetto. Abbreviazione facoltativa se vogliamo. Utilizzo del piano solaio e la quota la stabiliamo adesso direttamente in sezione. Scegliendola e cliccandola sulla nuvola di punti. Nella gestione del disegno, cartellina piani, possiamo vedere adesso la situazione dei piani attuale con le rispettive quote.
ritorniamo nella vista dall'alto. Dato che adesso vorrei cominciare con l'inserimento delle travi del solaio, mi conviene spegnere il layer dei legni del tetto, così abbiamo il disegno un po' più pulito. Poi con il tasto che ci permette di stabilire la profondità di vista dall'alto, mi vado a posizionare un poco sopra la quota del solaio, quindi a 3,20 m. Vediamo che si imposta uno spessore di 3,50 m, quindi vedendo fin sotto il pavimento di terra, il disegno un po' confusionario, conviene forse impostare uno spessore inferiore che mi permetta di vedere le travi del solaio e un po' di spessore dei muri perimetrali, quindi un metro può andare bene. Entrando nel menu disposizione travi, il programma mi chiede di scegliere in quale piano solaio desidero lavorare, quindi ho scelto disposizione travi, quello a quota 3 metri, e ora dovrei cominciare a inserire i legni, però mi serve prima un'informazione, quindi mi prendo graficamente in pianta una misura per vedere indicativamente quanto erano larghe le vecchie travi. Ecco, anche se prendo una misura obliqua, il programma comunque ci restituisce la X e la Y. Vediamo 21-22 centimetri. Quasi 28, circa 28 centimetri, quindi le vecchie travi erano diverse una dall'altra. Possiamo iniziare l'inserimento cliccando su elemento libero. Dall'archivio dei legni scelgo ad esempio questa, una trave maestra, base 22, impostiamo un'altezza 24 centimetri. Ok. E andiamo a posizionarla sul disegno. Zoomando notiamo molti punti, hanno distanze millimetriche tra di loro, quindi si può fare veramente una scelta ottimale. Si può anche traguardare l'allineamento dell'asse o dello spigolo del legno rispetto alla traccia dei punti che ci sono. Cambiamo la larghezza, qui avevamo misurato un legno da 28 centimetri e procediamo allo stesso modo. Notiamo anche che se in questo momento inserisco le travi con una lunghezza che forse non è corretta, perché dopo le travi andranno fin sopra lo spessore dei muri, l'importante è fare una scelta precisa dove c'è una chiarezza dei punti. Le travi le potremo successivamente allungare, tagliare, accorciare come desideriamo. Quest'altro legno aveva una base di 24 centimetri, quindi stesso discorso. Punto di arrivo. Con la nuvola di punti c'è anche il vantaggio di poter vedere se le vecchie travi esistenti erano ad esempio imbarcate, storte rispetto a quelle che stiamo inserendo adesso. Quindi poi abbiamo anche la possibilità eventualmente di riprendere le nostre travi appena inserite con il comando posizione, le possiamo spostare parallelamente o ruotarle un pochino per allinearle correttamente. In questo caso mi conviene selezionare lo spigolo verso destra del legno e dopo posizionerò a sinistra la trave. Le travi così inserite hanno adesso i punti di inizio e fine, uno diverso dall'altro. Quindi ho la possibilità, adesso, per tagliarle tutte secondo un unico allineamento, o di inserire una linea CAD, un muro. Io in questo caso uso un elemento massimo, è un legno con dimensioni 0, mi permetterebbe anche eventualmente di poter inserire delle dime per fare delle divisioni automatiche dei legni. Comunque, un riferimento o l'altro che sia, possiamo appunto tagliare allineate tutte le travi. Le seleziono e le taglio una volta, prima da una parte e poi velocemente con la selezione dalla parte opposta anche dall'altra.
Riaccendo i travetti del tetto, così possiamo passare nella vista 3D. Cominciamo a dare un'occhiata a cosa vediamo in sovrapposizione tra la nuvola di punti originaria e le travi che stiamo cominciando a inserire. Vediamo che va abbastanza bene. Comunque, come dicevo anche prima, ho la possibilità di fare ulteriori verifiche, modificare eventualmente la dimensione di qualche trave inserita e anche spostarla per allinearla ancora meglio alla nuvola di punti. Verificando questa larghezza, vedo che qui la vecchia trave era forse 27 o 28 centimetri, quindi posso ancora modificare questa che ho inserito io e poi vado anche ad allinearla un po' meglio allo spigolo sinistro. Ok, decisamente meglio così. Bene, diamo di nuovo un'occhiata al nostro rilievo. Posso spegnere i legni che abbiamo inserito fino adesso. Dobbiamo solo valutare ora come procedere. C'è da inserire tutti i montanti, i pilastri in legno con le saette. Abbiamo la trave portante centrale, quindi potremo anche adesso andare a inserire questa. E poi ci saranno anche gli arcarecci di sostegno dei travetti del tetto, riferiti al soppalco, quello con i tiranti al livello superiore. Torniamo nella vista dall'alto per inserire la rompitratta centrale. È abbastanza chiara la visibilità della posizione della rompitratta centrale, però in questo caso preferisco inserirla con un legno di parete, quindi creando un piano di lavoro verticale, così abbiamo l'opportunità di vedere anche delle altre informazioni, dato anche che poi dovremo inserire pilastri e saette a sostegno di questa rompitratta. Vado quindi a definire un piano di costruzione. Scegliamo il punto da dove iniziare. E un secondo punto per stabilire la direzione del piano di costruzione e quindi anche per l'inserimento poi dei legni di parete. Stabiliamo uno spessore di questo piano di costruzione verticale. Anche se poi realmente i legni che andiamo a inserire possono avere le dimensioni che desideriamo. Abbiamo un'ottima vista dei legni rilevati con il laser scanner. Possiamo notare anche la posizione delle travi del solaio che abbiamo già inserito. Rileviamo quella che era l'altezza della trave, circa 27 cm, quindi poi inseriva una trave alta 28. Vediamo la situazione della trave solaio posata prima rispetto a quella vecchia esistente, che era un po' spostata, un po' disassata rispetto alla verticale del pilastro e anche un pochino ruotata attorno all'asse. Questo è un vantaggio della nuvola di punti, questi milioni di punti, tutte le informazioni che possiamo ottenere. Inseriamo ora la nuova trave, rompitratta. Nella cartella lista materiali posso anche specificare il nome, così poi nella lista dei materiali individuiamo singolarmente le specifiche di tutte le travi. Inserisco la trave con punto di partenza, angolo di direzione e lunghezza, in modo tale da inserirla, quindi la nuova trave, perfettamente orizzontale. Dove si incastra con le travi del solaio già posate, SEMA automaticamente crea un incastro un po' per parte, comunque sono dettagli che possiamo sempre stabilire come desideriamo. Verifichiamo la larghezza anche per inserire i pilastri.
anche in questo caso circa 28 cm, quindi con il comando elemento libero vado ora a inserire un pilastro largo 28 cm. L'altezza invece preferisco farla ad esempio 22, quindi 6 cm in meno rispetto alla larghezza della trave del solaio, e quindi con la posizione Z i 6 cm divisi per 2 sono 3 cm di differenza rispetto al legno sopra, così automaticamente lo troviamo centrato sul legno di rompitratta. Scelgo ancora punto di partenza, angolo di direzione 90 gradi, fino a toccare l'intradosso della trave. C'è un po' di disassamento rispetto al vecchio, quindi preferisco allinearlo qui in alto e col comando posizione lo posso spostare. Inseriamo le due saette, inclinazione 45 gradi, la sezione la decido io, diversa, ramo 16x16 e quindi per centrarla nuovamente anche alla dimensione del pilastro andiamo a ricalcolare la nuova posizione Z. Di nuovo in cartella lista materiali specifichiamo il nome per la saetta, sempre se desideriamo individuare i legni nella lista, chiamandoli per nome. Realmente qui non sarebbero stati 45 gradi, ma 43,3. Io lo inserisco con un'inclinazione di 45 gradi, anche se non è esattamente uguale al vecchio, ma preferisco farla così in questo caso. Tagliamo rispettivamente di fianco e sotto alla trave del solaio. Potrei già segnare adesso anche dei tipi finali, dei tenoni, quello che desideriamo, o anche dopo. Per il momento la specchio così com'è, i tipi finali li vado ad assegnare dopo. Seleziono questi tre legni e con il comando copiare vado a copiarli sopra agli altri pilastri. Riseleziono e copio nuovamente. Ecco, anche il terzo. Punto di riferimento lo scelgo in alto. Questo pilastro centrale non aveva le saette, quindi velocemente le cancello e notiamo che c'è anche una differenza sia di dimensione e forse anche di posizione rispetto alla soprastante trave del solaio. Questo vecchio legno infatti era più stretto di quello che ho inserito adesso, quindi velocemente lo modifico. Lo porto a 20 centimetri. Con il comando posizione possiamo sistemare l'allineamento o scegliendo i punti dalla nostra nuvola di punti, o ad esempio anche andando a trovare esattamente l'asse del soprastante legno del solaio. Possiamo fare come meglio crediamo. Vediamo in 3D che comincia a prendere forma la nostra nuova struttura che andrà a sostituire il vecchio. La quota d'imposta dei pilastri l'ho selezionata un po' a caso prendendo i punti dalla nuvola, però dopo, una volta che inseriremo il solaio a terra, si potranno tagliare la quota giusta, chiaramente. Adesso seleziono le saette e vado ad assegnare i tipi finali, in questo caso dei tenoni, per il collegamento con la trave del solaio e con il pilastro. Seleziono rapidamente l'estremità opposta e applichiamo l'ultimo tipo finale adoperato. Vediamo i tenoni anche in 3D e in trasparenza, così si vede il dettaglio delle lavorazioni.
Apprezziamo in 3D il dettaglio e la precisione che si può riuscire ad ottenere sovrapponendo la nuova costruzione a rilievo eseguito con la nuvola di punti. Riaccendo i legni del tetto e ora non ci resta che ripetere le operazioni fatte fino adesso, quindi l'inserimento dei legni nel solaio superiore, i successivi pilastri saette, alcavici del tetto, piano piano ricostruiamo tutta la struttura in modo estremamente preciso e dettagliato. Torno nella vista dall'alto, adesso vediamo come inserire un paio di muri. Sempre dalla nuvola di punti mi rilevo quello che era lo spessore di questo pilastro che sostiene la nostra rompitratta sulla facciata a destra. Con il menu pareti, parete singola, non costruzioni a telaio, prendo semplicemente il gruppo pareti muratura, impostiamo una parete con lo spessore che ci serve, altezza 3 metri senza intersezione al tetto, così questa parete termina alla quota del solaio, la inserisco da un punto verso un altro. Prossima parete, quella perimetrale, sempre con uno spessore di 45 cm, l'avevamo già rilevato inizialmente quando ho fatto la prima sezione verticale. Anche qui punto di partenza, punto di arrivo, cerca il punto proprio giocando di qualche millimetro. Prossima parete, tracciando le pareti, queste si raccordano automaticamente negli angoli. Vediamo ancora il risultato in 3D, il pilastro, la parete perimetrale. Qui mi rendo conto che le travi del solaio le avevo tracciate corte inizialmente, però come dicevo prima, ora le posso selezionare e tagliare fin sopra il muro. Vediamo che era esistente una scala Pioli per salire al solaio. Adesso potremo ricostruire anche la scala Pioli, ma preferisco fare una scala un po' più comoda per salire. Possiamo andare a posizionarla tra quei due pilastri centrali. In vista dall'alto rendo il disegno un po' più pulito, visibile, spegnendo i legni del tetto, la nuvola di punti. Nel menu scale creo un profilo, una semplice scala con la ringhiera a destra. Imposto l'altezza di 3 metri per salire fino alla quota del nostro solaio. Adesso stabiliamo il punto di partenza allo spigolo del pilastro, un punto di arrivo all'altro pilastro per la prima rampa, larga 90 cm ad esempio. Un invito per la prima pedata di una decina di gradi. Una seconda piccola rampa che sale parallelamente al travetto del solaio, 1,30 m, larga sempre 90 cm, e calcoliamo il profilo. Di nuovo vediamo il risultato nella vista tridimensionale, eccola la nostra scaletta. Riaccendiamo il layer, la nuvola dei punti, così la vediamo inserita nel contesto anche del vecchio edificio esistente. Torno in vista dall'alto, chiudo un po' di finestre. Bene, ora dovremo proseguire con la creazione di tutti gli altri legnami, il secondo solaio, gli alcavici del tetto, gli altri pilastri. Procede allo stesso modo come visto fino adesso, non voglio stancarvi e tenervi qui troppo a lungo, quindi vediamo la struttura completa. Alla fine quello che otteniamo è un risultato veramente eccezionale. In 3D abbiamo la possibilità di verificare il tutto nel dettaglio, quindi intervenire, cambiare, modificare qualcosa. Abbiamo in mano il progetto nuovo in sovrapposizione all'esistente, al vecchio. SEMA ci permette di camminare, di muoverci quindi all'interno del progetto. Con
Così possiamo fare un tour, zoomare, andare a vedere dettagli, alzare, abbassare lo sguardo, si può salire o scendere da un piano all'altro. In qualsiasi momento, eventualmente si può fermarsi, selezionare un legno e fare anche un controllo su quelle che sono le misure di taglio, quindi visualizzare il disegno carpentiere o esportare le macchine per il taglio. Bene, così abbiamo visto un po' come si può lavorare con l'importazione delle nuvole di punti ottenute con i laser scanner 3D. Lavorando con SEMA, programma 3D CAD/CAM per la carpenteria in legno di tutta la casa. Grazie per l'attenzione.